Ciao Giampaolo. Senti, a me è capitato di vedere più volte gruppi elettrogeni che servono a garantire la continuità elettrica in caso di blackout in posti dove non può mai saltare la luce se non il rischio è troppo alto. Certo. Però uno non può accendere per sbaglio un gruppo elettrogeno. No. Cioè, per sbaglio vuol dire contemporaneamente con la linea principale attiva. Cosa hai pensato per evitare di gestire questa... Anche in questo caso interblocchi ci aiutano. Mettere in on, quindi accendere il generatore ausiliare, dobbiamo avere una chiave, la quale chiave in questo caso è bloccata in questo distributore, sì. E noi possiamo tenerla solo se garantiamo di aver aperto le due linee, cioè del posto alimentazione le due linee. Esatto. Tu dici aperto giustamente, però sì, aperto giusto, esatto. Anche perché questi interblocchi si possono utilizzare sia nell'elettrico che nell'idraulico. Nell'idraulico e elettrico aperto e chiuso sono esattamente il contrario dell'altro. Comunque, bisogna stare attenti a spiegare. Esatto. Apriamo e quindi interrompiamo l'alimentazione alle due linee. Cioè io, aspetta, sì. Vedo troppo veloce. Io tolgo l'alimentazione, sì. Mi si libera la chiave, metto la chiave qua, quindi posso estrarre questa chiave. No, ancora devo mettere questa, che è la seconda alimentazione. Quindi chiudo le due alimentazioni. Sì. Estraggo. A questo punto, scusate, a questo punto vedete due chiavi verticali e due orizzontali. Queste non sono estraibili, ma io con queste due posso prendere. Ah, okay. Questo è il congiuntore, perché io con l'ausiliario voglio alimentare entrambe le linee. Quindi vado a chiudere il congiuntore. Ok. E questo è l'on del generatore ausiliario. E così. Così sono sicuro che ho acceso. Comunque la procedura di sicurezza, formazione, però si abitano una maniera. Tra l'altro, finché questo generatore è aperto, cioè acceso, nessuno può riprendere le chiavi dell'alimentazione principale. Perfetto, grazie mille. Prego. Ciao.